Commisso, duro attacco in diretta alcuni giornali video. Firenze. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha scagliato un duro attacco verso alcuni giornali dopo la vittoria della Viola contro il Torino e la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Le critiche? Qui in Italia ci piace parlare troppo e fare poco, questo l'inizio dello sfogo del numero uno della Fiorentina ai microfoni di Mediaset. Commisso furioso, guardate il video, le parole di Commisso. Commisso ha proseguito così, quando vedo i giornali fiorentini. E specifico il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport. Controllato dal padrone del Torino, fare questi stupidi articoli, si devono vergognare perché io non ho il giornale qui in Italia. Non è giusto che uno che ce la faccia una critica a un'altra squadra. Vediamo se si sveglia qualcuno, perché quello che ho detto io sul calcio italiano pochi anni fa si è verificato, che è un calcio malato. Che ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola con i finanziamenti e si è visto quello che è successo col fatto della Juventus. Io sono 2 anni che non parlo, non è che parlo ogni settimana, quindi mi devo sfogare perché non parlo mai. Voi parlate ai giornali, in televisione e nelle radio e una volta ogni 2 anni parlo anche io. Hanno permesso a un padrone del giornale, e parlo della Gazzetta dello Sport. Ora c'è stata una querela, di chiamarmi mafioso, quando i mafiosi veri in Italia sono quelli che fanno gli imbrogli e nessuno lo dice. Virgola.